Osservatorio sulla sicurezza, Dipartimento dell'Osservatorio sulla giustizia, ONLUS, ha documentato l'interessante iniziativa per la sicurezza stradale dei giovani, e non solo, posta in essere domenica scorsa 21 settembre con una sinergia tra varie associazioni guidate da componenti delle forze dell'ordine ma anche da imprenditori, commercianti, appassionati di guida sportiva e auto d'epoca. Si tratta della seconda edizione di Guida, Non farti guidare, ovviamente il non farti a lettere maiuscole per sottolineare l'importanza di mettersi alla guida senza aver assunto sostanze psicotrope o comunque droganti, causa di moltissimi incidenti stradali. La precedente edizione del 2013, a cui si riferisce l'ultima foto sotto, si tenne nello spazio antistante lo stadio polisportivo di Civitanova Marche e venne promosso in particolare dalla Citroën Fratelli Parigi Pieralisi. In questa nuova edizione i principali promotori dell'evento hanno scelto di manifestare nel centralissimo corso Vittorio Emanuele, una delle vie più caratteristiche di Civitanova Marche, posizionata proprio al lato sud di Palazzo Sforza. Sede municipale, la famosa cittadina adriatica è nota a tutti per essere snodo nevralgico della cosiddetta movida riverasca da cui partono moltissime comitive di giovani per poi riversarsi nei locali di tutta la fascia costiera Fermano-Maceratese, un distretto imprenditoriale conosciuto non solo per la produzione di capi moda e di alte grife internazionali ma anche per i meravigliosi locali notturni apprezzati da DJ e artisti di fama mondiale, tanto per citarne alcuni. Il celeberrimo Mia Clubbing di Porto Recanati, a cui si riferisce la foto dell'incrocio sul lungomare Scarfiotti, l'ex Babalù di Porto Potenza Picena, lo Shada Donome di Civitanova Marche, il Legal di Porto San Giorgio, eccetera. Ecco allora che per evitare le cosiddette stragi del sabato sera, tutte le categorie interessate hanno convenuto di attrezzarsi meglio creando una sinergia tra forze dell'ordine, imprenditori e associazioni no profit. Associazione Nazionale Polizia di Stato, International Police Association, Valorizzazione Aria e Mare Sud, il Club Auto e Moto d'Epoca Piceno, Salute e Guida, l'Associazione dei Commercianti di Corso Vittorio Emanuele di Civitanova Marche, l'Ufficio Stampa Nazionale dell'Unione Imprenditori in persona del giornalista giuridico economico professor Amedeo Recchi di Panica e ha partecipato all'evento realizzando il primo servizio pubblicato nella stessa serata in cui è avvenuta la manifestazione, vedi il link sotto, e, ovviamente, con l'adesione, in REPSA, dell'Osservatorio sulla Sicurezza, Dipartimento Nazionale dell'Osservatorio sulla Giustizia, ONLUS. Nel corso del pomeriggio si è tenuto anche un interessante convegno a cui hanno partecipato i portavoce delle associazioni interessate, con le relazioni di Stefano Costantini di Valorizzazione Aria e Mare Sud, acronimo VAMS. Di Franco Burattini per Salute e Guida e di Tommaso Galeone per l'International Police Association. Il moderatore del convegno ha tenuto in particolare a ringraziare Sandro Parigi della Citroën Fratelli Parigi per essere stato uno dei principali promotori della riuscitissima kermesse. A sua volta Sandro Parigi ha ringraziato tutti i partecipanti, tra cui Giovanni Trolli, istruttore e formatore pilota di Salute e Guida e piloti della settima trofeo cronoscalata Sarnano Sassotetto Scarfiotti e Messon Cima d'Amore, figlio del famoso pilota, e Massimo Vesprini. La manifestazione è servita anche per avvicinare i più giovani ad un tema ostico e di difficile approccio, con un più appetibile contatto creato dalle morbide e affascinanti linee delle auto d'epoca e con le vetrine dello shopping centrale aperte per unire fashion design e security. Servizio fotogiornalistico pubblicato su concessione dell'Ufficio Stampa dell'Unione Imprenditori.